Μα έχει κάνει. Μάτσε να κοιμωθούμε, Da sola a Capodanno non mi era mai successo. Mio marito che sta al lavoro di turno, i pupi che dormono. Ma io che non mi sento pure pensata, tutta congestionata. Ma quasi che. Quasi che telefono. Com'era quell'agenzia di Arcore o Arcore? Mi pare che di escort. Ci tanti sti palmari, era tanto comodo il disco. Pronto? Che agenzia d'escort, eh? Senta! Sì, senta che tante volte c'è un uomo per stasera. Ah, tutti impegnati? Capito? Gli sono rimasti solo tre scarti? Si sarebbero. Malgioglio? Una copia di Renato Zero di qualche anno? E che ci faccia la calza, scusi? Vabbè, come non detto, ci tengo in ultimo momento. Mo telefono al 110. Pronto? 110? Senta signorina, sono figlia da Sor Augusta, quella maritata Cescioni. Senta, dato che mi sento tutta un po' scombussolata stasera, raffreddata, tutta. Che mi direbbe tante volte, mi potrebbe trovare lei in uomo? Ah, ma io mi pio una supposta e mi metto a letto? Che dico, scostumata? Senti, allora sempre dagli anni 60 che mi trattano così. Ho telefono a mamma. Pronto, mamma? Sede? Ancora sveglia? Ah, beh, sì, c'hai ragione, Capodanno. Senti, mamma, tanto che mi sento tutta raffreddata, e dato che non trovo un uomo, te che mi consigli? Zuffa mitico? No? Meglio una bottiglia di Don Perignon, mi metto a letto e domani mattina mi sveglio che non c'ho più niente? Capito, mamma? Au. Vuoi vedere che l'uomo per me stanotte è Don Perignon? Ma non mi vado.